Ciao a tutti! Allora, sono qui da sola a casa perché Luciano è uscito per i fatti suoi e gli faccio una sorpresa. Non so se vi ho mai detto che lui è di origine pugliese e sua mamma cuoceva spessissimo i lampascioni. Io li ho trovati ieri dalla fruttivendola, ieri eravamo nelle Langhe e non sono riuscita a cucinarli, li preparo stasera così quando torna. Ci sono, li cucinerò bolliti, si possono fare in tantissimi modi, poi proverò anche altre ricette, però vi consiglio di provarli, poi vi faccio vedere il risultato. Guardate che meraviglia! Adesso vi faccio vedere come pulirli, perché sono molto terrosi. Si toglie la parte in fondo in questo modo e poi quella in cima, così, e poi si toglie la pellicina. In questo modo è molto facile. Poi si mettono a bagno e bisogna sciacquarli più volte, lasciarli anche un po' a bagno così danno l'amaro e vanno via tutti i residui di terra. Ecco qui, mani sporchissime. Vado a lavarli e sciacquarli più volte sotto l'acqua corrente e poi li bollo 25 minuti in acqua bollente salata. Eccoli qui, belli puliti, sciacquati, lavati più volte, lasciati a mollo in acqua fredda. Adesso, come vi dicevo, li bolliamo e aggiungiamo un altro ingrediente nell'acqua. Aggiungiamo all'acqua anche un po' di aceto. Mentre bollo i nostri lampascioni, vi volevo far vedere come li condisco con qualche fogliolina di menta, un po' di origano profumatissimo e poi sale e olio extravergine di oliva. I lampascioni sono una specie di cipolla o di aglio, un po' amarognoli e hanno tantissime proprietà benefiche per la nostra salute. Pensate che sono note queste proprietà fin dai tempi antichissimi. Sono afrodisiaci, poi sono depurativi, lassativi e hanno anche forti proprietà antinfiammatorie. Quindi approfittiamone nella stagione in cui li troviamo, anche se non siamo del sud. Chiedete un po' al vostro fruttivendolo, magari ve li prende. Eccoli qui, belli lessati, sono stati in ammollo prima un bel po' per togliere l'amaro, anche tutta la notte, io li ho lasciati qualche ora. Adesso li condisco con olio, sale, ancora un po' di aceto, origano e qualche fogliolina di menta. Guardate. Sale. Origano. Olio. Ancora un po' di aceto. E qualche fogliolina di menta. Mescoliamo bene e aspettiamo che Luciano torni a casa. Gli piaceranno.